Quando vivevo nella casa che avevo nella mia azienda agricola in montagna, per certi aspetti mi sembrava di vivere in paradiso. Il silenzio, interrotto solo dai rumori della natura e degli animali, il vento, la pioggia, le foglie, il tamburellare di un picchio, lo stridere di un falco o il verso di un capriolo. Era fantastico. Poi c'era lo spettacolo del panorama che cambiava ogni giorno con l'avvicendarsi delle stagioni e il cielo con i suoi colori dall'alba al tramonto e anche le incredibili stellate di notte. Per questo capisco benissimo tutti quelli che descrivono esperienze simili attraverso video molto accattivanti. Però vedo anche molti errori ed improvvisazione, come confermano anche gli stessi autori. Chi segue il mio canale YouTube Better Call Hal sa che il mio orientamento è molto diverso da quello che hanno la maggior parte delle persone che decidono di andare a vivere in una casa in un bosco, in montagna o cose simili. Il mio orientamento dipende ovviamente dal mio carattere, ma anche dalle diverse esperienze che ho fatto, compresa quella di ristrutturare un rustico per andarci a vivere. Io sono nato in mezzo alla natura e fin da quando ho iniziato a camminare, i boschi o i fiumi di pianura li ho sempre vissuti insieme a mio papà e mio fratello, quindi mi piace vivere in mezzo al verde, però non in mezzo agli scarafaggi o all'umidità di un rustico cadente. Quando avevo l'azienda agricola facevamo una fatica della Madonna tutto il giorno, ma la sera volevo avere la possibilità di farmi una doccia calda e poi sedermi su una poltrona comoda a bere un martini osservando il tramonto. Insomma, non ho mai avuto paura di sporcarmi le mani, ma non ho mai voluto vivere come nel Medioevo. Ovviamente rispetto chi la pensa diversamente e magari fa scelte molto radicali. Anzi, molti li ammiro proprio perché hanno la capacità di sopportare e adattarsi a situazioni che per me sono inaccettabili. Però non capisco per quale motivo fare molta più fatica del dovuto, ottenendo spessissimo risultati modesti. O meglio, capisco cosa spinge a fare certe scelte, ad esempio l'entusiasmo per una nuova situazione, lo spirito di emulazione, oppure la sottovalutazione dei problemi e delle difficoltà per mancanza di conoscenze specifiche. Poi c'è anche la classica trappola in cui si cade quando, anziché documentarsi in modo molto approfondito ed oggettivo, si cercano e si dà credito solo a fonti che confermano la nostra visione, tralasciando tutti quelli che propongono anche punti di vista diversi, magari derivanti da lunghe esperienze. In questa serie di video voglio aiutare chi sta pensando di fare scelte radicali, come quella di andare a vivere in una casa in un bosco, oppure più semplicemente di dedicarsi autonomamente alla ristrutturazione di un rustico o cose simili. Prenderò come esempio certe situazioni descritte in dettaglio in video che si trovano facilmente su YouTube. Ma non per criticare le persone che hanno fatto certe scelte, perché, lo ripeto, molti li ammiro. Voglio aggiungere qualcosa a certe narrazioni romantiche, portando il mio punto di vista basato sulle mie esperienze dirette e su situazioni che ho seguito molto da vicino. Lo faccio per dare un aiuto, non per criticare. Spesso, negli anni passati, anch'io mi sono ritrovato a pensare di poter far tutto autonomamente, magari imparando qualcosa da lontano, attraverso video trovati in rete. Poi però ho capito che questo atteggiamento mi ha causato solo problemi. Se in molte situazioni avessi avuto qualcuno con cui confrontarmi, qualcuno che magari aveva opinioni completamente diverse dalle mie, sarebbe stato molto utile e mi avrebbe aperto gli occhi un sacco di tempo prima, evitandomi parecchi problemi. La prima cosa che noto nella stragrande maggioranza di chi fa scelte radicali è la mancanza di progettazione, anche progettazione minima. Tra le varie storie documentate in video, questa è una tendenza molto diffusa. Posso capire
che magari ti sei rotto le palle di una certa situazione e vuoi cambiare nel più breve tempo possibile. Però il consiglio che do sempre è quello di essere cauti, perché è facilissimo intraprendere strade da cui poi è difficile uscire. È meglio dedicare un po' di tempo a studiare la situazione, le prospettive e definire obiettivi e strategie prima di iniziare a muovere le mani. Il tempo che dedichi allo studio e alla pianificazione non è tempo buttato e tutto ti ritornerà con gli interessi. Magari, come dicevo prima, vuoi abbandonare una situazione che ti sta stretta il prima possibile e così decidi, come fanno molti, di improvvisare. Anche questo, da un certo punto di vista, può essere comprensibile. Magari vuoi abbandonare orari e abitudini rigide e quindi vedi come una liberazione la possibilità di vivere senza regole. Però, per quale motivo fare più fatica del dovuto, rischiare di fare e rifare, spendere soldi ed energie e andare incontro a fallimenti? Oppure a situazioni che non ci piacciono e ad errori che non ammettiamo nemmeno con noi stessi. Ce ne sono tante di storie di fallimenti e di sogni abbandonati, quindi tieni conto dei miei suggerimenti, studia, progetta e documentati da fonti autorevoli, che però magari hanno visioni diametralmente opposte alla tua. Ti sarà comunque utile. Magari ti demoliranno un sogno irrealizzabile, ma ti apriranno la porta ad altri sogni migliori e più concreti.